tutti, eccoci qui al secondo appuntamento di marzo per vedere cosa esce oggi al cinema. Iniziamo subito come al solito con i film italiani, così ce li leviamo dalle scatole. E il primo film che vi segnalo è Ameriqua, che si leggerà sicuramente America, ma è bene sottolineare il fatto che ci sia l'acqua nel titolo, non so perché, ma è molto divertente questa cosa. Il film è italiano, la regia è di Marco Bellone e Giovanni Consonni, che non ho idea di chi siano, ma Marco Bellone soprattutto mi fa molto ridere. Con Bobby Kennedy III, poi Alec Baldwin, qualcuno che conosciamo finalmente, e Giancarlo Giannini. È la storia di un giovane americano che viene in Italia per trovare la sua strada e si innamora del nostro paese. È praticamente un film di fantascienza. Secondo film, Buongiorno papà, altro film italiano, ultimo film italiano della settimana fortunatamente, di Edoardo Leo, che è un attore, sostanzialmente dovrebbe essere il primo e il secondo film che gira da regista. Interpretato da Raul Bova, Marco Giallini e altri volti noti che adesso non mi ricordo, ma sono sempre tanto quelli che girano nei film italiani. È la storia di Andrea, un bel quarantenne sciupa femmina, improvvisamente si ritrova a casa una figlia che, di cui non sapeva l'esistenza, una figlia adolescente, e il nonno della ragazza così esuberante, che è interpretato sicuramente da Marco Giallini, che interpreta un ex rocker. Sicuramente ci sarà molto divertente. E anche in questo caso me lo dovreste dire voi, perché non ho assolutamente intenzione di vedere questo film. Quello che invece vedrò è l'altro film che vi segnalo, che si intitola Dead Man Down, che è un thriller, il cui trailer è bellissimo. Interpreti Noemi Rapace, che se vi ricordate in Uomini che odiano le donne, Colin Farrell. La regia è di Niel Arden-Oplev, che è il regista del Uomini che odiano le donne, quello nord europeo, non David Fincher. Altrimenti si chiamerebbe David Fincher, ma invece si chiama Niel Arden-Oplev. È la storia del braccio destro di un capo mafia di New York che cerca vendetta. Francamente non so altro del film, però se guardate il trailer sembra molto, molto bello, molto teso. Non mi sento proprio di consigliarvelo al 100% perché è difficile che un thriller venga su bene. Però diciamo che questa settimana è un po' povera, per cui questo è il film che io vedrò. Infine, l'ultimo film che vi segnalo si intitola La Frode. Ve lo segnalo solo perché c'è un cast di vecchie glorie e vecchi attori che amiamo tutti, e cioè Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth e anche Letizia Casta, che magari non è una vecchia gloria, ma c'è. La storia è quella di un ricco sessantenne e del suo tentativo di nascondere le frodi finanziarie che ha perpetrato durante la sua carriera di finanziere. Infatti il film si intitola La Frode. E se non si capisse, c'ha pure un sottotitolo che è Sesso, potere e denaro sono il tuo migliore alibi. E c'è gente che viene anche pagata per inventarsi questi titoli. Abbiamo finito con questa settimana, ma vediamo il nostro concorso. L'indizio della scorsa settimana era: è uno dei film che ha lanciato uno degli attori barra attrici che ha vinto l'Oscar quest'anno. Il secondo indizio è: il film è del 2010, è un film drammatico e ha vinto il Gran Premio della Giuria al Sundance.